Buongiorno a tutti quanti, oggi è martedì, numero. Martedì 17 e sono in pausa per aver finito di lavorare. Come avete visto la colazione semplicissima, ultimamente ho anche meno tempo, non mi va stare tanto lì a spadellare e poi non ho neanche tantissima fame al mattino verso le 8 perché cerco di fare colazione, insomma, un pochino prima di iniziare col lavoro o comunque durante il lavoro. E infatti adesso prima proprio mi impegnavo per farla, per avere 10 minuti per colazione tranquillamente guardando i miei video, invece adesso lo faccio anche un po' mentre che lavoro. Quindi insomma le colazioni sono un po' tristi ultimamente, cioè tristi magari per fantasia, ma buonissimi secondo me, pane e marmellata. Come avete visto ho usato un burro di frutta secca col cioccolato, che è una novità che avevo visto da una ragazza su Instagram, ed è di Bulk Powders. E quello lì è veramente buonissimo, l'ho condiviso ieri su Instagram e ho visto che tutti quanti avete cliccato sul link e mi avete detto wow, Chiara, che bella cosa, io sì, è molto molto buono. Vi lascio se volete anche il link qua in descrizione, sotto in info box. Insomma, quello che volevo dirvi è che in questo periodo appunto, vuoi il caldo, un periodo d'estate come vi ho detto anche gli altri anni, con l'estate, col caldo, perdo molto l'appetito. Però ho notato anche una perdita di appetito da quando ho iniziato a lavorare. Non tanto la prima settimana, un po' dopo. Non so, magari un pochino per la novità, mi si era un po' chiuso lo stomaco, un po' di stress, un po' meno tempo. Ho dovuto trovare il mio ritmo, il mio equilibrio, ho cambiato spesso gli orari, sempre facendo le stesse ore, però facendo, non so, prima facevo 3 ore, poi mi allenavo e poi riprendevo verso le 2:30, invece adesso, l'ultima settimana, sto facendo 5 ore al mattino, faccio pausa di un'oretta. E poi riattacco, però finisco ovviamente prima facendo più ore al mattino. Insomma, sto trovando il mio equilibrio. Prima mi allenavo al mattino, adesso tendo a farlo il pomeriggio. E vedo che un pochino allenarsi il pomeriggio dopo una giornata lavorativa e quindi insomma sto cercando il mio equilibrio e secondo me questo anche ha influito molto sull'appetito. Infatti mi è mancata tantissimo la fame. Anzi, cercavo di mangiare in fretta e furia gli ultimi 5 minuti prima della pausa, pranzando mentre insomma ero lì al computer, così tenevo l'oretta di pausa per rilassarmi, per dormire un pochino, perché spesso mi viene un abbiocco al mattino assurdo, magari non dormo tantissimo la notte, vado a letto a mezzanotte invece dovrei andare un pochino prima, perché comunque alzandomi verso le 7, 7 e un quarto, insomma, ho bisogno delle mie 8 ore. E poi alla fine non vado mai a letto proprio a mezzanotte, anche mezzanotte e mezza perché sono attaccata al cellulare. Quindi insomma, voi togliete queste cose qua, ho perso molto l'appetito. Poi il pomeriggio di fare merenda proprio zero, al massimo della frutta, ecco, quella mi va sempre. Poi tipo anche al mattino, ieri ho provato a farmi il porridge che mi faccio sempre con gli albumi, mi è rimasto qua e non sono riuscita a finirlo. Poi vabbè, a metà mattina adesso mi è preso voglia di farmi fette biscottate o pane, un po' di maionese e salume. Buonissimo. Quindi insomma, sto ricercando un po' di ritrovare l'equilibrio. E diciamo che sto vedendo molto il cibo come, cioè devo nutrirmi, ok, però sono importanti altre cose, nel senso appunto dormire o comunque rilassarmi, vedere una puntata. Ho finito in 2 settimane 4 stagioni di Game of Thrones, quindi sì, sono arrivata un po' in ritardo. Io ho finito ieri l'ultima puntata. E quindi insomma avevo sempre l'ansia che dovevo vedere le puntate. Quindi tutto ciò volevo dirvi che ora mi aggancio un attimo a un argomento che ho notato tantissimo su Instagram, sotto una foto di Valerie Fitness, non so se la seguite, e che aveva postato poi il suo ragazzo dove c'era lei e lui sul letto e le si vedevano, cose che manco avevo notato a momenti, le smagliature. La ragazza aveva detto, ma questa ha più tipo al culo zebrato, non dovrebbe essere così, una fitness girl. Allora lì c'è stata un po' di polemica e ho riflettuto tanto su questa cosa. Per dirvi che, cioè so che voi che mi seguite non pensate a queste cose, cioè non mi è mai capitato di riscontrare, beh, che io ho molti meno follower. Però insomma, il punto è che, cioè, anche noi siamo esseri umani, io che sono qua dietro comunque sono un essere umano, come vedete non ho tanta fame, ho periodi invece in cui ho molta più fame, dove prendo peso, ora sto perdendo peso, non lo sto perdendo in modo fantastico perché appunto mangio di meno. Però cioè abbiamo anche noi momenti di debolezza, abbiamo anche noi le nostre perfezioni, vogliamo chiamarle così, cioè sinceramente
prendersela con qualcuno e dire che non è una abbastanza fitness perché ha le smagliature, cioè le smagliature, cioè sono una cosa comunissima e qualsiasi persona ce l'ha. Uomini, donne, bambini, perdi, metti peso, cioè è un attimo mettere le smagliature, anch'io ce le ho. Poi c'è chi ce le ha più evidenti, chi meno, chi le nasconde, perché tutto il mondo che c'è su Instagram praticamente, cioè, viene nascosta qualsiasi cosa quando fanno le foto del fisico, insomma quelle foto lì. Anzi, una persona che non le ha nascoste però viene vista strana perché a differenza delle altre fitness, come volete chiamarle, non si è modificata la foto, non lo so. Anzi, cioè, insomma, quel commento mi ha colpito tantissimo, sicuramente ha colpito anche molto Valerie. E quindi, insomma, quello che volevo dirvi è che non siamo alieni qua dietro, cioè non è che se io vi trasmetto uno stile di vita sano, un'alimentazione equilibrata, non è che io sia equilibrata al 100% tutti i giorni, ogni ora. Ora non mi sento equilibratissima perché appunto mi manca la voglia di mangiare, non tanto di cucinare, perché comunque abitando in casa con i miei genitori non ho troppo questo problema. Però sì, sappiate che anche noi qua dietro comunque abbiamo dei sentimenti e appunto, cioè, state attenti anche a quello che dite e soprattutto non guardateci come quella fa fitness, quindi deve avere la pelle perfetta, non può avere cellulite. La cellulite, raga, è la cosa più comune e normale che una donna possa avere. C'è chi più, c'è chi meno, c'è chi più portato, c'è chi meno. Io anche ce l'ho, infatti se potessi vi mostrerei molto di più, soprattutto del mio sedere, ma non mi sembra proprio il caso spiazzarvi, cioè lo vorrei anche fare, magari lo farò, però è un attimo che prendano le mie foto e le mettano chissà dove, quindi insomma non è facile esporsi tanto perché comunque non c'è gente buona in giro, oppure ci sono i soliti maiali che usano le foto per come vogliono. Comunque il messaggio che volevo mandarvi è questo qua. E ovviamente, cioè, insomma, so che avete capito, so che voi che mi seguite non pensate queste cose, almeno credo. E quindi niente, adesso tra un po' arriva la signora che mi fa il massaggio, che sto continuando da un bel po' di tempo con i massage. Sono prettamente massaggi per la circolazione, dato che sto molto seduta adesso, e comunque per andare un po' a lavorare perché ho della cellulite dietro dell'interno coscia. Infatti quando mi va a massaggiarli mi fa abbastanza male, e infatti ha detto che lì sta nascendo, c'è un principio di cellulite, infatti stiamo andando a insistere molto. Inoltre voglio prendere una crema potente, cioè anticellulite, ma non perché fa sparire la cellulite, però mi ha detto la signora che sarebbe buona comunque una crema specifica per magari andare a lavorare proprio per bene, quindi adesso andrò a cercare qualcosa da qualche parte. Niente, direi che ora possiamo continuare con le cibarie varie e ci vediamo dopo. Allora, io adesso sto pranzando, è quasi l'una, e mangio mentre che continuo a lavorare. Pasta, e adesso vi dico che tipo di pasta è. Qui c'è un sugo di melanzane che ha fatto mamma, tanto parmigiano. La pasta è questa, di Felicia. E è una pasta di lenticchie e zucca, non l'avevo mai vista, e ha, metti a fuoco, 24 grammi di proteine, io ne ho fatte circa 80 grammi. Così ho anche la quota proteica. Lavoro per un'oretta e poi vado al bar da Brian a lavorare, faccio altre 3 ore, così faccio un po' di compagnia e cambio anche un po' ambiente. Poi, volevo un attimo dirvi, non so se vedete qua il castrone che ho, sì, so che non è molto bello da mostrare, mi è venuto quest'herpes qua. Nell'ultimo anno li ho avuti spesso gli herpes, cosa che non mi era mai capitata, però non mi facevano mai male, era solo gonfio qua e basta. Questa volta mi ha fatto malissimo, ieri sentivo proprio del gran bruciore, cioè non riuscivo più, cioè volevo quasi iniziare a grattarmi. Allora ho dato un po' di rimedi naturali perché non c'ho niente in casa, e c'era la camomilla, fare più tipo degli impacchi, ho sempre avuto la camomilla in casa, non c'era ieri. Allora l'unica cosa che ho trovato è il miele, di cose reperibili, ecco, che siano comunemente in casa, l'ho messo sopra, mi è sparito il fastidio per 4-5 ore, poi la sera mi è tornato bello forte, poi ero a casa di Brian e avevo la camomilla, ho fatto subito un impacco e mi è andato bene, e fino ad oggi, quindi tutta la notte fino ad oggi, non sento più dolore.
Quindi insomma, per chi magari soffre di herpes, spesso provate in questo modo, mi ha aiutato tantissimo il miele e la camomilla. Allora, tutto pronto, adesso vado da Brian a lavorare. Mi sono presa per merenda una pesca e delle noci e basta. Sono quasi le 2:15, ci metto un attimo ad arrivare da Brian, ci vado in macchina e poi verso le 2:30 inizio e faccio altre 3 orette di lavoro. Allora, sono arrivata a casa, ho un gran caldo. Sono stata in un posticino qua da casa mia, ho preso una maschera per i capelli, questa qui, e perché dato che insomma al mare si seccano più facilmente i capelli, me la porto dietro in Sardegna. Poi vabbè, ho preso questi qua da portare da Brian e le mie 2 matite preferite che uso per gli occhi, queste qua, ci fai la doccia, piangi, non si sbavano, sono assurde, sono Deborah Milano. Come vi dicevo, una crema. Allora, io non so bene come scegliere. So che tipo somatoline costa tantissimo, quindi spendere 10 euro per questa qua non so. E sta di fatto che somatolina è stata anche denunciata, quindi forse il prezzo non fa ciò che potrebbe fare. Mi vergognavo anche un po' addirittura a comprarla, comunque stavo per dire per mia mamma, ma se non dice così sicuramente è poi per se stessi. Allora, ho preso questa qua, non so se l'avete mai provata, se ne avete mai sentito parlare, non c'era tantissima scelta devo dire. Però, tipo, visto che molti usano tipo già l'effetto freddo, questo è crema già l'effetto urto contro gli inestetismi della cellulite resistente. Riduce i cuscinetti adiposi. Allora, aspetta che io l'ho presa solo perché la ragazza, la signora mi fa i massaggi, mi ha detto che aiuterebbe, darebbe quell'input in più. Qui poi dice di usarla 2 volte al giorno, al mattino e alla sera, comunque. E poi per il mantenimento un'applicazione al giorno. Adesso io provo un po' a spalmarmela, però cioè tutti i giorni mi finisce in un attimo, porca vacca, dato che la voglio usare solo per i massaggi, non lo so. E comunque aiuta a migliorare la microcircolazione, stimola un'efficace azione lipolitica, rinforza le pareti dei capillari, favorisce il rassodamento e conferiscono alla pelle un aspetto più compatto, idratano, nutrono la pelle, restituiscono alla pelle luminosità e elasticità. Vabbè. Vedremo se dà quella botta in più, perché comunque sì, è migliorata un po' la gamba, però io ho degli agglomerati di, non so come spiegarlo, soprattutto qua nel fianco, c'è proprio una pezza che si nota tantissimo nel video che ho pubblicato su Instagram nel workout col mio ragazzo. Sicuramente l'avrete notato perché noi donne notiamo tutto, però insomma lì si vede un po' nell'ultima scena finale del video. Io l'ho messo lo stesso perché vabbè, amen. Però se andate a vedere quel video in particolare si nota quell'agglomerato lì, che vedo che non è che sia migliorato tantissimo ancora. Quindi magari bisogna andare a insistere un po' anche lì, magari la crema potrebbe dare una mano.